Buonasera a tutti, rieccoci su Alan Wake, continuiamo la nostra discesa verso l'oscurità, anche se ultimamente qualche nozione in più di come funziona tutto quanto la sappiamo. Io sono Gatsu, o Corrado che dir si voglia, e davanti a questa nuova schermata dell'episodio 5. Tra l'altro il lago quindi è tipo artificiale, se questo è perché c'è una diga sul lago, non si sa. Eravamo rimasti nella stazione di pulizia. Proseguiamo. Joystick spento. Eccoci qui. Luce, ci serve luce. È l'unico modo per combattere questa cosa. Nel mio ufficio, le sue cose sono lì. Andiamo. Ehi, senza luce siamo come pesci in un barile. Calma, attiviamo il generatore d'emergenza. Sa che ci vorrà un po' a prendere la pistola qua, visto che ci molla di bengala. E non vorrei che. Termos, non l'avevo visto. E non vorrei che la pistola sarà quella dello sceriffo che ci lascia le penne. Credo mai che lo sceriffo ci molerà una Ecco pistola, le sue cose. dicendo. Wake, cosa devo sapere? Che vuole che Invece. faccia? Nella luce sono vulnerabili, solo nella luce. Devo trovare Cinzia Weaver. Lei può aiutarmi a fermare tutto questo. Luce. Ok. Cinzia vive nella vecchia centrale elettrica dismessa. Con l'elicottero dei Chapeau. soccorsi posso portarla là in un attimo. Su, torniamo dal suo amico. Wheeler, lei deve restare qui. Cosa? No! Noi andiamo all'elicottero, ma ho degli amici che vanno avvertiti e non posso essere in due posti insieme. Mi serve il suo aiuto. Beh, ok. Qui c'è una lista di numeri di telefono. Deve chiamarli con questo messaggio da parte mia. Night Springs, ok? Loro capiranno. Night Springs? Come lo show in TV? Capito. Ah, il tipo della radio è sulla lista. Me. E chi è Frank Brecker, un parente? Mio padre. Ehi, cos'è? Una specie di società segreta? Aspetti. Può farlo? Sarà al sicuro qui. Ho attivato l'energia di emergenza. Queste persone devono essere avvertite. Ma tornerete a prendermi, vero? Appena l'elicottero sarà pronto. Le sono grata, Wheeler. Ok, andiamo, Wake. Dal retro! E vai. Qua ci ero già andato, sì. Però Pronto, qualcosa signor di Brecker? luminoso. Qui è Barry. Lo so che è tardi, ma mi ascolti, lo sceriffo, Sara, mi ha chiesto di dirle una cosa. Night Springs. Ok? E quindi penso che. Sì, signore, d'accordo, io. No, sta bene, solo che è impegnata e quindi mi ha chiesto di. Oh no, chi ha preso Nightingale deve aver manomesso i comandi del cancello. Da qui non si può raggiungere il quadro comandi del cancello. Dobbiamo passare dal tetto. Vado io. È Una volta di là scavalcabile. aprirò il cancello. Lei stia qui alla luce e mi copra, sceriffo, ok? Sicuro? Va bene allora, ma in fretta. Certo, è incazzato. C'è anche di sale sui tetti. Ah, la scaletta quella lì. Magari qualcos'altro? No. Vabbè, sono già 18 pile, insomma. Qua proprio non ho l'idea. L'energizer tra l'altro costa un botto.
vedere in giro se c'è qualcosa. Pare di no. Dai. E scendere, vado a sali e scendi. Cioè, comunque, per sbattersi così tanto sui tetti, davvero, lo scavalchi il cancello. Fate un cancello più incazzato. Oh là là. Trastormi insieme, mica male. Devo fare pure il giretto. Dai, cos'è? Ah, pensavo ci dovesse camminare sopra. E invece mi sa che devo fare salto atletico. Ah, quindi mi devo ripicchiare con sti... Che divertente. Sono stallati laggiù. Giampare qua è tosto comunque. No, neanche più di tanto. Ehi, sceriffo, la sua password, Night Springs, che cosa significa? È uno stupido scherzo dei nostri. Diciamo sempre che quel telefilm è ispirato a Bright Falls. Questa città a volte è piuttosto strana. Fai come adesso però. Devi riparare il quadro comandi danneggiato. Non sono un elettricista, un attimo! Ma sai che smanetti ha? Dai! Diavolo, che male! Bel lavoro, Wake. Ok, mi spiegaci. La prima fermata è il municipio, le chiavi dell'elicottero sono lì. Dove è andata la signorina? Mica ci andremo in elicottero. Cioè, dov'è l'elicottero? Pesante questa oscurità. Che se li illumino e lei... Dai, devi illuminarli prima, ragazza. Dai, Sara, fammi strada. E la Madonna. Fantastico.
immagino che lei avrà i colpi infiniti come tutti i bravi companion. Vedi Sara, queste frecce gialle indicano che c'è della roba buona di qua. Eccola là. Qui si è fermato da lì su. Pistola lanciarazzi, mica male. Aiuterà tantissimo. Perché i colpi del fucile a pompa li stiamo finendo. Devo lasciare sparare un pochino più lei. Da questa parte, Wake! L'elicottero è nell'altra direzione! Arrivo. Ho recuperato una pistola lanciarazzi, sai? Mica sono andato a divertirmi. Dove cavolo è andata, Sara? Qui? Nothing? No. Bengala. Che in gruppo i bengala fanno il loro lavoro. Non sono spettacolari, ma... dobbiamo entrare in quella cavola, in quella tavola calda super misteriosa. È super inquietante. Ah, è il dinner dell'inizio. Dai, prendi fiato. Ho 4 ore per cambiare arma. Ah, non si deve entrare qua? Un po' di musica che rompe il balletto di copyright. Perfetto. Bagni. Ma siamo sicuri che... ok. Comunque non si va di qua, quindi. Ah, con la porticina. Andiamo. Insulto pesante, eh. Se a New York sono più educati di così. Hai il diritto di rimanere. Di cui preoccuparsi. Wake, da questa parte, qui c'è luce. E qua niente. No. Ho la chiave, mi guardi le spalle.
Vuol dire arriva troppa gente? È un'imboscata! Eccolo tizio con la motosega. Tato chiaramente. Qua nascosto il tipo. Ha fatto una bella serata nel furgone. Sembra che arrivi qualcuno di noi. Ma quando arriva Alan Wake? Munizioni per lanciare. Lì un lanciarazzi ci stava. Ok, hanno fatto casino con la cassetta dei fusibili, ma lei può sistemarla mentre cerco le chiavi. Sono già stato fulminato una volta. Che ne dice se io cerco le chiavi e lei prende la scossa? Ok, sono nell'ufficio dell'inserviente, nell'altro lato del palazzo, vicino all'ingresso. Capito. Wake, le chiavi non sono di sopra. Voglio solo dare un'occhiata. Carino. Con anche le linee di dialogo apposite. Però non si trova niente qua. Dai. Libertà. Una puntata intera. Insieme di attenzione, coscienza e assoluta chiarezza di intenti. Una necessità così radicata che permea il nostro stesso essere. Non riesco a leggere. L'episodio di stasera. Un ragazzo entra. Con Manny, è un uomo segnato, destinato a una vita di schiavitù dopo aver risposto ad un annuncio sul giornale. Prima è richiesta un po' di chirurgia militare. Bene, guarda cosa ho trovato. Ah, per favore, no! Sì, penso che tu sia quasi pronto. Meglio non opporre resistenza, amico. Dobbiamo tirarlo fuori. Cosa? Non capisco. Cosa ho fatto? Volevo solo lavorare nel settore dei servizi. Oh, ma lo farai, servirai. No, no, per favore. Eccolo! Guardalo, sta uscendo. Proprio fra l'autostima e i traumi infantili. Cosa ci state facendo? Smettila! Ecco, ce l'ho! Credimi, ragazzo, il libero arbitrio porta più guai che vantaggi. Cosa? E cos'era? No, niente di cui preoccuparsi, Manny. Io non so cosa dovrei fare.
Ti spiegheremo tutto noi. Non preoccuparti. Mi hanno sottratto il libero arbitrio. Creata con furore e violenza per il piacere e la convenienza di uomini infidi e spietati. Cose ancora più strane accadono. La Night Springs. Che roba. Ma scusi, sceriffo, mi sono guardato un po' di telenovela. Il messaggio era di Barry. Era alla stazione ed era preoccupato. Voleva facessimo in fretta. Vabbè. Dagli torto. Che miseria. Arrivato, questa è un'altra porta da festa. Ah no, una stanza più piccola con un bel bengala. Aspetta, prima di chiamare l'elicottero, prima si va di qua. Fucile da caccia preferisco probabilmente. Termos di caffè, classico da poliziotto. Guarda, una stanzetta proficua questa. Ciao, alla fine sono da te. Ok, sceriffo, ho le chiavi. Non hai messo a posto il fusibile? Barry? Perché non è qui dentro? Oddio. Barry, attento! Barry, muoviti! Riuscito a entrare, Wake. Sta bene. Ah beh. L'ingresso è bloccato. Alan, facciamo il giro. Possiamo incontrarlo sul retro. Ecco dove siamo arrivati. Textor. Non possiamo sapere con certezza la nascita di Bray Fall come centro di scambi commerciali. Sappiamo però che divenne una città e assunse il proprio nome quando nel 1878 la compagnia mineraria Bray Falls iniziò a operare nell'area. Fu allora che Hubert Biltmore, cacciatore di pellicce, e Amos Gunderson, pioniere di Tacoma, decisero di aprire un ufficio postale, un saloon e un hotel. Tutti nello stesso edificio. Qui. Fu grazie agli sforzi di questi due uomini che Bray Falls divenne una città fiorente che è oggi. La cosa mineraria, quindi ha startato tutto praticamente. Trust no one in the dark. Capito che lei ha le munizioni infinite. Però devi aspettare che gli si flippi via la luce. Sennò non farà un granché. Passiamo dalla libreria. Wheeler ci aspetta nel cortile sul retro. Abbassate il volume o chiamo lo sceriffo. Oh, dottore, ci penso io. Non si preoccupi. Sara, era ora che qualcuno si facesse vivo. Tutto questo sparare in aria è da idioti. Prima o poi ammazzeranno qualcuno proprio durante la festa del cervo. Non è che ci divertiamo lo a sparare, eh? Torni a dormire. Non ha tutti i torti, Wake.
davvero troppo per questa città. Manco fossimo qua a sparare. Prima me ne vado, prima per divertimento. Vita di tutti i giorni. Spero che abbia ragione. Su, mi aiuti ad aprire la porta. Guardiamo se c'è qualche altra aperta. Attico dietro. Sei aperta da sola. Ah, è libreria. Com'è che si chiama il mio... The Sudden Shop? The Sudden Stop, forse. Stanno approfittando della sua presenza, Wake. Ho sentito che vendono un sacco dei suoi libri su Alex Casey. Ora come ora, non amo molto ciò che scrivo. Piano di sopra vuoto? Completamente? C'è niente? Neanche una pagina, niente? Wow. Fate metterci un bengala, scusa, qualunque cosa. Non vedo Barry. Eccolo. Guardi, Wake, che sia lui. L'elicottero da quella parte. Bravo Barry, allora, noi siamo di là e io vado di qua. Guarda un po'. Guarda un po'. Serra di erbette illegali, qua. Cosa si combina? Quei coperchi dei cassonetti sono super luminosi. Traggo nell'inganno. La chiesa è sempre un pessimo posto in cui andare. È un cliché. Oh. Bella paginetta. Church. Pray for us, dear fast. Queste sono molto gustose. Granate, granate. C'è da caccia, lo prendiamo. Conterà un po' di colpi. Storia sulla chiesa. Ah no, l'orario. Scuola domenicale, domenica. Studio della Bibbia lunedì. Incontri del club e l'uncinetto di Breakfall. Mercoledì sera alternate. Notte della candela. Funzione mattutina. Visita del coro presbiteriano di Watery. E mercatino di beneficenza annuale. Dura un botto, sta due settimane sta festa del cervo. Ve la spassate, eh? Darò una strigliata al pastore Howard per questa serratura. Gli avevo detto di farla riparare. Arriva il lavoro fisico. Facciamo una pausa. Lei li stende, altro che. Viaggi di classe Omega 3 fanno bene al cuore. Ma c'è anche un altro. Oh no, di quelli che corre. Finito.
corridori. Sara, guarda, se ci vuole un'ora, ci vuole. Messi. Qui c'è una munizione per il lanciarazzi. Anche le pile, le cose, no, le posso riprendere. Ok, è aperto. Andiamo, Wake. Ma perché abbiamo picchiato i tipi? Si è aperto? Le onde sonore. Andiamo. Wow. Stanno accese tutta la notte alla vigilia della festa del cervo. Perché? Beh, è una tradizione. Lo usava come omelia? Parroco. Ci siamo quasi. Per arrivare al parcheggio si passa dal seminterrato. Già, passare per la cripta è sicuramente un'ottima idea. Sì, dagli il nome che ha, la cripta. Porta molto... infonde molta più sicurezza, in effetti. Porca miseria, se è una cripta. Qua è tutto interrato. È di un inquietante. Credo che se glielo dici. Dai, gli è una fucilata. Si bevono i caffettini anche qua, eh. Viva la cripta. Ci cremano le persone. Dopo che allegria. Dai, non venire addosso. Vuol dire che lì non c'è niente? Mi sa che forse ci ho già guardato. Però dai, diamoci una chita in più. Niente di niente. Poliziotto, attendimi dalla porta. Che poi scegli una parte, se l'altra, come cavolo l'hanno progettata sta casa. Ha chiamato il 911. Wow. Quello ha visto la luce, eh? Non vi è piaciuta? Che pubblico esigente. Beh, ne ho molte altre. E perché le luci di Natale? Sono luci. Per protezione, no? Come l'aglio contro i vampiri. Mica scemo, eh? Vampiri. L'elicottero è appena dopo il parcheggio, sulla collina. Non è una scemata, cioè non faranno tanta luce, però dai, non si capisce come stanno accese, però. Chi è che è missing? Un gattino, con gli occhi censurati. L'emporio di Bright Falls al momento è il posto che preferisco al mondo. Vedete, questa lampada è come un superpotere. Basta che li guardi e muoiono. E il mio occhio fiammeggiante di Mordor. Vorrei non averlo detto. Era carina, vero? Ehi, dai. Anch'io ne voglio una. Era l'ultima. Bastardo. C'è la torcetta piccola, anche lei. Solo noi abbiamo la torciona universale. Gigante.
Quando ti tirano un dannato squalobus in testa e stai per prendere un elicottero con qualcuno che forse non ha nemmeno il brevetto di volo, sei pronto per... Night Spring. Andiamo, credo le granate accecanti, non avete visto ancora quanto sono efficaci. Mi piace una granata accecante. Tosto, sto. In wait, wake. L'elicottero è più avanti, ci metterò un po' a prepararlo al decollo. Sembra più lontano. Non mettiamoci troppo, voglio andarmene. Mi sa che qua tutta sta roba in giro. Avevano un bel po' di nemici. Con così tante pile. Addirittura questi. Ah, qua ci vuole la posizione gaming. No, in realtà no. Tutte le granate che abbiamo. Cavolo, stanno lanciando, dove arriva tutta? Ah, ok. Ma che
Sto qua lo lascio vivo? Lo devo fare? Che l'ultimo, dai! Volume impetuoso nella cazzo. Wick, farà meglio a darci un taglio. Mi porti dalla Weaver, sceriffo. Stai rischiando grosso per una vecchia pazza di campagna. Spero non ti stia sbagliando. Possiamo dire addio a questa città. Con l'elicottero, prego. Voi andate, ci penso io. Beh, ho già cambiato. Perso tutte le armi e ho cambiato torcetta, ma su. Perché non hai potuto tenere le munizioni? Datemene meno allora. Non andare. All'inizio bisogna comunque assolutamente cercare munizioni. Eccole. Tutte le munizioni che vogliamo. Perfetto. Bella, un bel thermos che ci tiene attivi. Tra un po', come Fry. Ah no, dobbiamo raggiungere i 100 caffè. Praticamente prenderli tutti. Chissà, magari ti sblocca il rallent, una vera citazione. Bullet time forever. Per aprire la porta dovevo occuparmi della catena. Abbiamo morsi? Come mi occupo della catena? Scusa, devo prendere un tranciacatene da qualche parte? Potrei anche trovarlo, qua, per carità, però penso che se ci spari la catena prima o poi salta. Invece no. Vabbè, scherzi a parte, come me la faccio la catena? Ho rotto la... Porca Eva.
Le batterie le abbiamo sparate tutte. Anche sparata una più del dovuto. Cavoli, l'ultimo era già stato fatto. Vabbè. Oh, probabilmente. Sì, c'è la luce. Potrò tranquillamente lanciarmi dentro. Ma li ho voluti sfidare. Sti stronzi. Non c'è problema. Munizioni ne troviamo. Non penso che saremo mai senza. Giusto all'inizio di una situazione così, ma guarda, ci la pompa subito. Una quantità immensa di pile. C'è un piccolo enigma qua. C'è un po' il fucile fuori. Si lancia. Ah, radiolina. Ed ecco una canzone di un gruppo che mi ricorda le nostre leggende. Per un gli Old Gods. Non so perché, forse è solo un'impressione. Comunque, è qui Boys of the Fall. L'ultimo singolo. Se no scavi più all'ultimo. Non dietreggia di un passo, di un passo. Difficile qua, Porca miseria, quanti? Non ho neanche un bengala. Sì, ce l'ho, tre bengala, che scemo. Ed ecco una canzone di un gruppo che mi ricorda il nostro viaggio. Non so perché, forse è solo un'impressione. Tutti i mitetti? Senza bengala. Porca miseria. Munizioni del revolver. Non quelle fucile. Cogli. Termos, cavoli. Male che ho avuto il prompt. Momento di andare via? Dai. Porca miseria. La centrale elettrica brillava nel buio. Era vicina, ma dovevo trovare il modo di arrivarci. Sì, infatti, cosa ci arrivi in barca? Sembra in un'isola. Vabbè, dall'altra parte. Si passa di lì, probabilmente. Tosta. E anche l'idea che qua appena si scende, arriva gente. Ah, ok. Solo se andasse dall'altra parte. Dall'altra parte invece c'è il segreto. Piuttosto necessario adesso. Eccola qua. Munizioni fucile. Bengala, granata cercanti. Granata cercante una. È anche quasi più divertente all'inizio quando c'hai meno. Meno supplies. Porca Eva. Fritto? Not bad. Quindi qua non ci passo. Fare tipo tutto il giretto? O spegnere quei cavi? Fare tutto il giretto.
Ma infatti si va qua a sinistra. Qua ci sono i cavi. Non si spara la... Come si fa? Mi viene un prompt e ci passa sotto? Ah, praticamente fulminato. Non posso neanche spostare sti cosi. Qua c'è il segreto. Mi sfugge la situazione. Come si prosegue? Prima volta che mi sono incastrato in sto gioco. Ora vediamo un attimino. Però non posso prendere oggetti e spostarli. Devo sparare. Ci deve essere un pulsante da qualche parte da attivare. Questo no. Ah no, si va giù di qua. Che cieco. Porca miseria. Infatti, di solito è piuttosto semplice qua. Questo scende. Siamo quasi tutti professionisti esperti. No, gli operai della... Au. Ma uso un'altra pila. Dai. Che comunque, scusa, sta gente viene posseduta e muore. Quindi a Night Springs non c'è più nessuno praticamente. Figurati. Figurati due volte. Ok, cerchiamo di avvicinarci a questa centrale. Potevo andare, no? L'altro? Ah! Dolorosissimo. Si va, vero? No, ti fa solo vedere che c'è un thermos, perfetto. Lo prenderemo. Ma sì, sai, sono molto curioso di vedere quanti ne ho missati, perché dai, l'ho esplorato abbastanza bene. Ora, le pagine mi hanno scritto un po', ne ho mancate, effettivamente. Però thermos, io spero di aver mancati due o tre. Non di più. Queste sedie, assurdo. Sia anche il posto dove andare, perché è troppo palese. Parrebbe di sì.
Ah no, ok, c'è il torre sopra. Se non ci manchiamo niente, dovrebbe di no. Lentissimo. Physics. Forza Avok. Oh, guarda dove l'ho infilata. Che ho attraversata l'area del trasformatore. Dei trasformatori. Invece no. Scusa laggiù. Ah ok, dove devo andare? Cavolo, un ponte rotante, che figo. E per qualche motivo non funziona. Dovevo trovare il modo di far ruotare. Infatti. Non lo so, mi dà l'idea che manchi qualcosa per farlo funzionare. Invece. E allora scusa, quella luce lì? Cioè. Si incastra a metà? Anche se io vado di qua effettivamente poi non. Non posso andare dall'altra parte. Il mio obiettivo è la centrale elettrica. Qua cosa c'è? Ah, qua dove sono arrivato? Che stupido. Mi perdo le scintille in bassissima definizione. Vabbè dai, non sono così terribile. No, ce l'ho posto. Che miseria. Altri uccelli. Meno male, non c'ho voglia di aspettare di nuovo. Qua non c'è nulla? No. Ignorali. Ah, ignorali. Ok. Così. Scomparsi così. Andiamo stati lì. Puntata di Night Springs con l'elicottero in sto fondo. L'episodio di stasera, l'assenza di creatura. Questo è il mio episodio. In sto fondo è veramente molesto. Atterrate. Grazie. Addio, sei qui. Vieni, è nello scantinato. Oh, Marta. Oh, è incredibile. Non è vero? L'ho trovato qui stamattina. È come se non ci fosse.
Da qualche parte doveva ben stare. Avevo creato due anziani signore e messo qualcosa di strano nello scantinato. Era un ottimo inizio. Ma ora sono completamente bloccato. Non ricordo che punto fosse. Beh, di certo è soltanto uno scantinato qualunque. E invece. Discendenti, queste qui. Forse dovrei fermarmi. È un'idea troppo sciocca. È un'idea troppo sciocca. O il contrario. Chi può dirlo? Il confine tra stupido e sublime è sottile. Ah, nice. Sì. Questi qua, io mi sono guardato un attimino la mia solita telenovela. Tra l'altro loro le conosciano tutte le puntate di Night Springs. Andarci in macchina? Fortunatamente no. Che menata quando ti stanchi, Alan, su, un po' di atleticità. Porca miseria, amico. Comunque lo spara bengala, lanciarazzi, chiamiamola, anche se lanciarazzi ti aspetti qualcosa di pochino più efficace. Funziona molto meglio del bengala per togliere l'oscurità agli avversari. La togli in un attimo. Quelli fossero dei poverini, invece erano quelli proprio tosti. Ancora? Abbiamo tempo per scherzare, Torcia normale ci mette una vita. Schiva mai? Questo lo schiva. Porca Eva. Ah, ok. Dai, 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 dai. Velocissima ricarica l'emozione. Non ha mai tenuto una pistola in mano, ma ricarica un revolver che Billy the Kid mi fa un baffo. C'è niente. Fai le schivate con un elicottero. Fai, devo girare giù, onestamente. Bengala sprecato. Bengala sprecato, bengala fortunato. Ok, io sto vedendo delle lucette. Dove mettere nascosta la scatolina? Qua sotto? Grazie. Mizzega. Due granate e due di lanciarazzi. Revolver terminato praticamente. Si va di fucile? No problema.
parte che ce le regali subito, un po' di munizioni del revolver. Questo? Regala. Attento, andiamo a dire che non c'è niente. Qui è safe haven. Riconobbi il logo raffigurato sull'insegna della centrale elettrica. L'avevo visto dappertutto nella zona, a indicare dei rifornimenti nascosti. Ah, è vero, è lo stesso nei rifornimenti nascosti. Rifornimenti, nei rifornimenti. Tre casse. Ma pensate. Quindi il nostro eroe è un operaio. Questa cosa qua. Qua non si può andare. Oh, guarda lì il termos. Signora Weaver, Cinzia, sono un amico. Provalo. Conosce Zane, Thomas Zane. E lei è la signora della luce della canzone. Lei può aiutarmi. Era ora, giovanotto. È moltissimo tempo che aspetto il tuo arrivo. Signora, salve. È nella stanza ben illuminata. Come, scusi? Ciò di cui hai bisogno per scacciare l'oscurità. La stanza ben illuminata è alla diga. L'ho costruita io per sicurezza. Mi aiuterà a trovare Alice? Mi riporterà al cottage? Bene, andiamo. Posso far tornare i miei amici con l'elicottero. Oh, non andremo là fuori mai di notte. È la regola numero uno. Hai infranto le regole, giovanotto. E guarda che fine abbiamo fatto. No, conosco una strada segreta illuminata. Un vecchio condotto dell'acqua. Deve esserci un guasto al trasformatore. Sta assorbendo tutta l'energia di riserva. Il condotto rimarrà al buio. Bisogna staccare la corrente al trasformatore. Mi sembra una cosa molto furba da fare. Quindi la signora qua, cioè, se la dorme proprio qui. Vuole che ci pensi io, non è vero? Giovanotto, sei tu quello a cui piace infrangere le regole. Non posso uscire al buio. L'interruttore di spegnimento è fuori. Vabbè, signora, sembra un po' anzianotta, effettivamente. Nel caso di far andare in giro con la pistola e le luci. Ok. Posso dialogare con te? Tra l'altro hai una torcia... un lumino piuttosto rudimentale. L'interruttore sul muro che si affaccia alla riva. Ok, eso non me lo dicevi. Scherzo. Direi che ormai è il momento per chiudere questa puntata. C'è l'obiettivo descritto qua sulla pausa. Non me ne ero mai accorto. Leggiamoci un paio di pagine di manoscritto e salutiamoci per questa sera. Anche perché direi che ci avremo molto da fare la prossima volta. Ancora episodio 5. Nightingale cercò di dare un senso al manoscritto. Era frammentario e strano. Non ci capiva quasi niente, ma era tutto incredibilmente realistico. Tirò fuori la sua fiaschetta quando arrivò alla pagina che descriveva come era arrivato alla pagina che gli aveva fatto tirare fuori la fiaschetta. Vacillò, e non a causa dell'alcol. Beh, inquietante come cosa, eh? Nightingale intuì che la situazione gli stava sfuggendo di mano, ma almeno sentiva la pistola ben salda tra le mani. Era pronto a sparare. Avrebbero dovuto passare sul suo corpo. Ma esitò. Aveva già visto quel momento. Lo aveva letto nella pagina. Era terrorizzato dal déjà vu e dalla paura di essere il personaggio di una storia scritta da qualcun altro. Poi
la presenza mostruosa si materializzò dietro di lui e lo trascinò via nella notte. Spero di ritrovarlo, Nightingale, perché se no era un personaggio un po' così, un po' macchietta. Non si capisce cosa doveva fare. L'oscurità che aveva assunto il volto di Barbara Jagger era furente. La storia del manoscritto l'aveva resa sempre più forte, ma ora la luce aveva liberato lo scrittore e l'aveva ferita, indebolita. Nel corso di pochi giorni la presenza oscura si sarebbe ripresa, ma nel frattempo le sarebbe stato difficile ricatturare lo scrittore. Cioè era uno pazzo a caso che è venuto qui e voleva, e gli sta sul cazzo gli scrittori, che faceva tutte quelle battute, che ha lasciato gli scrittori, un po' così. Cynthia Weaver lavorava sodo, seguendo i suoi rituali ossessivi. A volte li frenava, ma alla fine li assecondava sempre. Vagava per la vecchia centrale elettrica di Bright Falls, marcava i propri nascondigli con un inchiostro fotosensibile, visibile solo a chi, come lei, era stato toccato dall'oscurità e poi salvato dalla luce. Preparava le difese e i rifornimenti per la guerra che si sarebbe scatenata, le forze della luce contro l'oscurità. Quindi era messo tutta questa vecchietta, queste cose, anche nelle caverne, nella miniera. Vabbè, ci si passa sopra. Però forte questa vecchietta qua, il nostro aiutante nascosto. Lo scrittore doveva terminare la stesura affinché la presenza oscura fosse libera. La storia la portava vicinissima a lui, senza che potesse mai catturarlo. Era legata agli eventi raccontati nel manoscritto. Poteva però insidiare lo scrittore indirettamente, affidare il compito ad altri o fermare quelli che volevano aiutarlo. Sfruttò tutto e tutti, li trasformò in fantocci e li mise alle costole di Alan Wake. Alice aveva urlato fino ad ammutolirsi. Intorno a lei si muoveva l'oscurità. Era fredda, umida, tetra e senza fine. Era una prigioniera intrappolata in un luogo oscuro. La paura l'avrebbe fatta impazzire, ma c'era una cosa che la faceva resistere. Percepiva Alan nell'oscurità. Lo udiva, vedeva le parole che scriveva sotto forma di ombre tremolanti. Anche lui sentiva la sua presenza. Stava cercando un modo per raggiungerla. Barry era a suo agio. Telefonava, organizzava, anche se non sapeva bene cosa. Non voleva deludere quella bomba sexy dello sceriffo, anche se ogni rumore esterno, e ne sentiva parecchi, lo faceva sobbalzare. Si era fermato solo per mandare un messaggio ad Al, dicendogli di muoversi. All'improvviso, Barry si bloccò. Una finestra si ruppe da qualche parte nell'edificio, e la corrente saltò. Barry si rialzò nell'emporio di Bright Falls e si diede una ripulita. Proprio accanto alle lattine di fagioli c'era una cassetta chiusa piena di pistole lanciarazzi. E lì vicino c'era anche un comodo barile di piedi di porco. Il sorriso di Barry si allargò quando capì di trovarsi in una di quelle classiche scene da film in cui l'eroe sceglie l'equipaggiamento e si arma fino ai denti. Si calò completamente nella parte. Grande Barry. Il vero eroe. La storia che avevo scritto nel cottage si era realizzata. Toccato dalla presenza oscura, avevo scritto una storia dell'orrore, ma mancava ancora il finale. Il romanzo era incompiuto e l'ultima pagina era ancora infilata nella macchina da scrivere nello studio del cottage. Se fossi riuscito a tornarci, se avessi letto quella pagina, avrei potuto scrivere il mio finale e salvare Alice. Ah, quindi l'obiettivo sarebbe quello? Ci può stare. Cynthia si stava facendo strada nel condotto ed era infuriata con lo scrittore. Quel giovane senza cervello prendeva rischi inutili e infrangeva le regole. Non capiva cosa ci fosse in gioco. Dai giorni terribili degli anni 70, lei non aveva mai vacillato, nonostante le difficoltà. Era stanca per aver protetto la città tutti quegli anni. Ora voleva solo riposare. Ma però sembra che anche altri cittadini più o meno sappiano che cavolo sta succedendo. Interessante. Siamo anche abbastanza vicini alla fine del... solo due. Vabbè, buono, così al prossimo episodio avremo anche il riassunto dell'episodio 5. E andremo verso l'episodio 6. Perfetto. Allora, saluto tutti, una buona serata a tutti e ci si vede la prossima. Ciao ciao!